Amici amanti del wrestling, bentornati su Wrestling Unico Amore. Ancora una volta qui con voi il vostro Draco in una nuova serie di video racconti. Per questo nuovo appuntamento torniamo su dei racconti senza un tema base a reggere il tutto, tuttavia tutti molto interessanti e uno in particolare davvero sorprendente, ma il tutto partirà come sempre dopo la sigla. L'ispirazione del nuovo look di Sami Zayn. L'ex campione intercontinentale di NXT, Sami Zayn, conosciuto con questo nome in WWE ma come El Generico al di fuori di essa, al momento non è uno dei nomi di primo livello all'interno di SmackDown, tuttavia per quanto i successi in ring non siano il suo pane quotidiano, Sami continua a dare il meglio di sé anche nei dettagli più piccoli, come ad esempio la creazione di un nuovo look. In un'intervista con Ryan Satin di Fox Sports, infatti, rispondendo a una provocazione dell'intervistatore sul fatto che con questo personaggio sta letteralmente mandando in bestia le persone, Zayn risponde di trovare il tutto molto divertente e racconta che spesso riceve molti commenti che gli dicono di tagliarsi chiaramente coi capelli incolti oppure la barba. Tuttavia, ogni volta se ne disinteressa come può e laddove non può proprio ignorare, diciamo, i commenti dei fan, risponde molto candidamente che a loro non gliene frega niente fondamentalmente del suo aspetto e che non è una cosa che deve condizionare le loro vite. Sami infatti ha sempre pensato di essere destinato a diventare calvo e dato che questo avvenimento tarda ad arrivare, ha pensato bene di sfruttare il tutto per cercare di dare un'impronta ancora più credibile al suo personaggio. Il tutto è partito un giorno facendo una cosa classica nella nostra vita quotidiana, ovvero guardandosi allo specchio, dove, vedendo il suo aspetto, si è convinto che se mai ci fosse un momento in cui avrebbe portato i capelli più lunghi e la barba più folta, beh, quel momento era arrivato e non doveva assolutamente farselo scappare, dato che, secondo lui, per via della natura del suo personaggio attuale, è molto più sensato che abbia un aspetto folle e trasandato, dato che con la faccia del bravo ragazzo fondamentalmente non avrebbe la stessa presa. Così Sami ha iniziato a lavorare sul suo nuovo aspetto ed entrando nello specifico ha avuto ben due ispirazioni nel modellare il look del suo personaggio. In primis si è rifatto a Bill Murray nel film Kimping, dato che a lungo andare desideravamo molto avere lo stesso sguardo di Murray in alcune scene del film citato. Tuttavia ce n'è anche un'altra che viene però direttamente dal mondo del wrestling. Si tratta di Bret the Hitman Hart, il quale secondo Zayn iniziava i match con uno sguardo di un certo tipo, ma alla fine degli incontri, sia che avesse vinto o che avesse perso, complici anche tutti i capelli spesso disordinati, Bret sembrava che avesse lo sguardo di chi sta letteralmente attraversando l'inferno, una cosa che Sami desiderava riprendere proprio per dare appunto l'impressione di subire una metamorfosi proprio parlando all'interno del ring oppure lottando con i vari personaggi che gli capitano davanti. Due riferimenti quindi molto particolari di Sami Zayn che ha avuto la fortuna in tutto ciò di ricevere l'approvazione del team creativo per quest'idea e, come già detto in apertura, continuare a dare il massimo possibile nel suo lavoro anche nei più piccoli dettagli, pur mancando dei successi degni di nota. Ma solo per questo, good job Sami. Chris Jericho il Sith contro il Jedi, Hulk Hogan. La fanbase di Star Wars è sempre stata una di quelle più hardcore nella storia del cinema, decisamente più di quella del Signore degli Anelli o di altre saghe cinematografiche. E a prova di ciò, Chris Jericho, nel corso di un'apparizione al podcast The Hollywood Raw, racconta alcuni episodi che gli hanno fornito le prove definitive di quanto non sia esattamente un bene provocare eccessivamente i fan che seguono il wrestling. Nel 2002, infatti, Hulk Hogan stava compiendo il suo ultimo stint come wrestler attivo in WWE e nell'estate di quell'anno si è trovato a lavorare con Chris Jericho in diversi live event, nonostante non interagissero granché in televisione. Il Demogod, tuttavia, ammette che era molto divertente lavorare in quel contesto con Hogan, poiché la gente ha sempre amato l'Hulkster e ha sempre odiato Chris Jericho, quindi con basi del genere il risultato finale fondamentalmente è una garanzia.
garanzia però, specie riguardante la salute degli atleti, che può essere anche messa in pericolo dall'eccessivo odio, amore, nei confronti di uno dei due. Jericho infatti notò che un fan delle prime file aveva un cartello con su scritto Hulk Hogan è un Jedi, una cosa abbastanza normale dato che in quel periodo era uscito un nuovo capitolo di Star Wars, ovvero l'attacco dei cloni. Chris Jericho così effettuò un intero promo shoot, quindi abbastanza forte nei termini e nei toni, indirizzato a quel fan, un ragazzino fondamentalmente, che si vide accusato, diciamo, di non capire una ceppa, dato che paragonava un bidone di immondizie infuocato come Hogan alla brillantezza e alla potenza di un Jedi. Ma finché si rimane nel ring, tutto bene, se non che alla fine del match Jericho e Hogan finiscono a menarsi di santa ragione anche al di fuori del ring, arrivando proprio davanti al ragazzino, dove Hogan blocca le braccia di Jericho dietro la schiena e serve il viso del canadese al giovane fan, invitando quest'ultimo a colpire. La mente di Jericho in quel momento è abbastanza in confusione, non sa se reagire, non sa se cercare di liberarsi alla presa di Hogan, poiché non sa esattamente cosa aspettarsi, al massimo, dice lui, uno sputo o un dito nell'occhio. Tuttavia accade tutt'altro, poiché il ragazzino inizia a colpire Chris con pugno chiuso e con tutta la forza possibile di un ragazzino di 8 anni. Una cosa abbastanza imprevista, diciamo, per la quale Jericho si lamenta un poco nel backstage con Hogan, il quale si scusa prontamente dicendo a sua discolpa che si aspettava al massimo qualche sberlotto da parte del fan e non quella reazione così brutale. Jericho, fondamentalmente per non accendere ulteriori fuochi, accettò le scuse, ammonendo però Hogan, in quanto se lui fosse davvero un Jedi avrebbe utilizzato il potere della forza per fermare il suo ammiratore e ordinargli di non prenderlo a pugni. René Paquette fa sanguinare AJ Styles. Ci sono tante storie riguardanti il mondo del wrestling piene di stranezze e imprevisti incredibili, come ad esempio un Vince McMahon che si frattura entrambe le ginocchia per entrare nel ring verso il finale della Royal Rumble del 2006, oppure un Randy Orton che si infortuna cadendo mentre è impegnato a cestinare la spazzatura. Tuttavia, una delle più bizzarre è quella che ha visto protagonisti il Phenomenal One AJ Styles e la conduttrice del podcast Oral Session ed ex presentatrice di WWE Backstage René Paquette. Proprio quest'ultima, infatti, in un tweet ha raccontato e mostrato tramite video che durante un'apparizione di AJ Styles al programma WWE Backstage, lei e l'ex campione del mondo si sono scambiati un saluto molto divertente fatto di pugni parati con il palmo delle mani, quasi come se fosse una danza in un certo senso. Tutto bello e divertente, come direbbero Vazzi, se non che a trasmissione in corso Styles ha iniziato a sanguinare dal palmo della mano poiché si era aperta una ferita durante lo scambio con René, causato proprio dall'anello portato al dito da parte della moglie di John Moxley. Apprensione immediata e massimo supporto ovviamente al Phenomenal, il quale per fortuna non ha ricevuto ulteriori complicazioni da questo bizzarro avvenimento, che testimonia che non si può mai sapere in che modo qualcuno potrà infliggerci una ferita. Tuttavia saremmo decisamente fortunati se le dinamiche fossero sempre così divertenti. Anche questo video termina qui, spero che i racconti vi siano piaciuti. Se sì, lasciate un like e soprattutto un commento a questo contenuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivando la campanella delle notifiche. Mentre invece, se state ascoltando tramite il nostro podcast, passate a lasciarci un parere sul post dedicato a questo contenuto che trovate su Instagram e su Facebook, e così come per tutti gli altri ascoltatori, se volete entrate anche nel nostro gruppo Telegram tramite il link presente sotto i nostri contenuti YouTubici. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi do appuntamento ad un prossimo episodio.